Contro un Casarano disciplinato e ben acquartierato in campo, il Bitonto rimedia un rovinoso tonfo casalingo e scivola giù anche dal secondo gradino del podio del girone. Avendo sempre contraddetto l'adagio che vuole immutabile la formazione che vince, mister Claudio De Luca non cambia quella che aveva pareggiato, certo con merito, a Fasano. E così in porta va il fuoriclasse Figliola, Petta e Lanzolla a guardia della difesa, Guarnaccia e la Cassa a spingere sulle fasce, Chiarulli e Addai a battagliare nel cuore della pugna, il terzetto di trequartisti Palumbo, Lattanzio e Danna alle spalle di Bomber Santoro. Il collega Alessandro Monticciolo rivoluziona l'11 e sceglie gli anni fra i pali, Vito Francesco e Raimo a giganteggiare sulle corsie esterne, Logoluso direttore d'orchestra e Montinaro facitore di gioco, Sant'Arcangelo e D'Ambros Lucas ad imperversare in attacco. Ed è proprio il brasiliano a portare il primo pericolo in area bitontina con un tiro deviato dalla Cassia e sventato dal guizzo di Figliola. 60 secondi e ripartenza vertiginosa dei padroni di casa, con cross radente di Santoro, mancato d'un soffio dall'ala ex Fermara. Al quarto d'ora, mancino pretenzioso del capitano dai 25 metri, cuoio alto sulla traversa. Al 20° rasoterra da destra in area di Vito Francesco, D'Ambros centra la schiena di Sant'Arcangelo sulla riga bianca. Minuto 25, il gol che decide il match. Traversone dell'indemoniato numero 2 salentino, spizzata del 9 per Fontana che controlla e di collo spedisce la sfera ad incocciare sul palo e poi nel sacco. La reazione dei padroni di casa è veemente ma troppo fugace. Prima piattone ravvicinato di Lattanzio che Ianni distinto disinnesca. Subito dopo parabola maligna di Piarulli dalla tre quarti che inganna Ianni. Il fischio del signor Maccarini di Arezzo per un fuorigioco passivo di Petta cassa la gioia del Città degli Ulivi. Dopo la mezz'ora, frustata di Santoro da fuori, Ianni addomestica la sfera. A 5 dall'intervallo cercano il raddoppio le punte casaranesi, ma Figliola mura da campione le conclusioni avverse di Montinaro e Sant'Arcangelo. In pieno recupero, Addai si esibisce in una rovesciata esteticamente apprezzabile, ma carente di potenza. Nella ripresa i leoncelli non ruggiscono e il canovaccio purtroppo non muta affatto. È il 12° quando Lattanzio si invola in contropiede e cestina puerilmente il tutto. Due giri di lancette e balzo prodigioso di Figliola su incornata di Sanchez. Al 23° tiro arcuato di Palumbo che l'estremo rossazzurro smanaccia abilmente. Finisce così, con i leccesi giustamente in festa e i leoni dolorosamente feriti. La società si rannicchia in un pensoso silenzio stampa, in attesa che le nuvole cineree si diradino nel cupo cielo nero-verde.